storico, abbiamo proprio un reparto Romanov e Rivoluzione Russa, questo è in Russia. Salve, come posso aiutarvi ragazzi? Ditemi pure, stavate cercando qualcosa, volete dare un'occhiata? Ok? Allora potete dare un'occhiata liberamente su tutte le pareti, anche al piano di sotto e al piano di sopra. Se cercate qualcosa in particolare o se volete dei consigli, chiedetemi pure, sono qui per questo. Dovete fare un regalo, non è per voi. Allora magari vi do uno spunto se non sapete da dove partire, perché qui ve l'ho detto, di libri ce ne sono tanti. Sì. Vabbè, descrivetemi la persona, non avete idea. Ok. Ditemi qualcosa su questa persona, così almeno genere, età, qualche tipo di interesse, non so. È una tua amica, ok. Ok, quindi è una ragazza più o meno la tua età. Ok, sì. Ok, dimmi tutto quello che può esserci utile. Qualche interesse specifico, qualcosa che sai già che le piace. Perché, ripeto, è un po' vasto. Allora, guarda, andiamo per generi. Qualcosa di storico? Rosa, ok, no, ok, no, guarda, lasciamo stare, però se interessa a te più tardi ci torniamo. Fantasy, proprio fantastico, genere il fantastico, no. Guarda, qui abbiamo interessi specifici tipo interior design, moda, mitologia, ricette di cucina, qui continuiamo vari ambiti della moda. Ok, dimmi come budget, perché per esempio se devi fare un regalo potrebbero essere molto interessanti dei libroni come questi delle sfilate, questo di Chanel, questo di Vivienne Westwood. E il Sora, ne abbiamo tanti, quindi dimmi, no, c'è come budget tempo. Sì, questi sono sui 50. Ok, quindi meno, va bene, non ti preoccupare, devi dirmelo, perché se no non troveremo mai la cosa adatta. Hai fatto bene a dirmelo. Sì, no, non ti preoccupare, il mio lavoro stai serena. Allora, dimmi. Sai cosa stavo pensando? Dimmi tu se la cosa ti può interessare. Dalla descrizione che mi hai fatto, più o meno, comunque è un po' una bimba degli anni 2000, no? Possiamo definirla così senza che si offenda. Lo siamo un po' tutti in questa fascia di età, più o meno la stessa età da quel che vedo, nei primi anni 2000. Ok, ci siamo. Potrebbe interessarle qualcosa di leggero, anche perché questo sarebbe coerente anche col tuo budget, spostandoci un po' dal genere del romanzo al genere del fumetto. Per esempio, io ti potrei proporre questo, che praticamente è un fumetto che hanno fatto un po' di tempo fa, che raccoglie i segreti di Alfea, si intitola, e raccoglie praticamente le prime avventure a fumetti delle Winx. Si presenta bene perché è un bel libro cartonato, come puoi sentire. Colori con una bella stampa, questo per chi è particolarmente legato a quel tipo di grafica è veramente
una cosa molto simpatica, un prodotto molto simpatico, sempre rimanendo sullo stesso genere, anzi, visto ho capito che più o meno ti interessa, può piacere, ok? Abbiamo tre volumi, puoi comprarli anche separatamente perché non sono proprio tutti collegati l'uno con l'altro, però sono una linea di tre volumi, anche questi cartonati, anche questi 16,90 l'uno, sono molto belli, te li faccio vedere adesso, che sono usciti l'anno scorso, sono dei volumi. Per il 20esimo, usciti per il 20esimo anniversario delle Wings, e sono delle limited edition tra l'altro, quindi non le troverai sempre. Anche qui, se sei amante, o la tua amica più che altro amante di questo genere di grafica molto appunto anni 2000, le possono piacere. Vanno per temi, diciamo. Questo sulla rock band delle Wings, che è la rock band che a un certo punto hanno costituito le Wings. Quest'altro, il secondo volume, è un volume sullo scontro tra le Wings e le Trix, quindi le loro acerrime nemiche nei cartoni e nella storia in generale. E questo, il terzo volume della Limited Edition, è per la linea Halloween. Sì, ti ricordi i cartoni? Sì, anch'io li guardavo. E questi, puoi prenderne uno, possiamo definirli componibili. Puoi prenderne uno, poi se lei interessa il genere viene a prendersi gli altri, puoi prenderne due, non lo so. Se no, comunque sullo stesso genere hanno fatto praticamente la stessa cosa, anzi, diciamoci la verità, le Winx hanno un po' copiato le Witch da questo punto di vista, con questi. Vediamo se riesco a trovarti il primo. Questo dovrebbe essere il primo volume. Sì, guarda, te ne faccio vedere un paio, ma sono tanti, quindi non te li faccio vedere tutti. Praticamente questi sono, è sempre lo stesso concetto, cioè sono dei fumetti che raccolgono dei fumetti che sono stati stampati primi anni 2000, quindi quando eravamo piccoline, sono dei ricordi di infanzia. E è una lettura molto leggera, chiaramente, perché diciamo che il target è più o meno quello per quanto riguarda le witch, diciamo bambine delle scuole medie, forse anche più piccole. E vedi, sono una ristampa, contengono diverse storie, le prime storie. Hanno fatto diversi volumi, questo per esempio è il primo. Poi qui abbiamo secondo e terzo, sempre della stessa linea, anche queste per i 20 anni delle witch. Te le ricordi, sì, ricordi di infanzia, decisamente. Quindi, comunque, ti interessa questa idea del cavalcare, insomma, ricordi di infanzia? Sì, ma guarda che è un'idea molto simpatica, secondo me, perché comunque è una lettura leggera, cioè sei sicura che non c'è il dubbio che alla ragazza possa, alla tua amica possa appesantire una lettura del genere, perché con un prodotto del genere non esiste. Sì, diciamo che ovviamente dipende, io non conosco questa persona, dipende un po', cioè se è una persona che si prende troppo sul serio, magari non, no, sì, deve essere un po' quel tipo di persona che si diverte con queste cose. Io sarei contenta se mi regalassero una cosa del genere. Ok, guarda. Vuoi vedere altro? Perché se vuoi rimanere su questo genere di cose, possiamo spostarci anche sul bambinesco, ma un po' più simpatico, un po' più artistico, per esempio. Guarda, vedo qui dei bei libri, di questi li abbiamo tutti, sono una collana di grandi classici, questo per esempio Alice nel Paese delle Meraviglie, che sono molto belle sia le copertine che gli interni, sono veramente uno spettacolo e molto interattivi con questi vari pop-up, con queste bellissime illustrazioni, e sono delle storie, insomma delle favole e delle storie per bambini.
Sì, diciamo che c'è il filone del non prendiamoci troppo sul serio, questo che ti piace comunque. Se no posso darti qualcosa di curioso, per esempio, su queste non sono proprio delle storie da leggere, però se si è appassionati di cartoni animati, film, cose di quando eravamo piccoli e insomma interessa ancora questi generi. C'è anche questa una collana, c'è dei diversi libri, io ti ho preso, cioè di diversi film, perdonami, della Disney, io ti ho preso questo di Moana, in italiano Oceania, sono praticamente dei libri in cui viene illustrato il processo creativo che sta dietro al film che poi si vede al cinema. Ed esiste di veramente tantissimi, una collana, sì, sono molto belli questi libroni così, sì, quasi coffee table book, sì, fanno una bellissima grafica, una bellissima illustrazione, se le interessa, diciamo appunto per rimanere, sì, vuoi vedere? No, ok. Disney comunque ti piace? Guarda, abbiamo qui dietro, se ti interessa te lo prendo, un bellissimo pezzo costumi utilizzati durante i film della Disney, proprio costumi di scena, i costumi delle principesse, dei cattivi. Guarda, questo è proprio un bel librone da regalare. Però sì, con questo andiamo un po' fuori, decisamente fuori budget. Con gli altri ancora più o meno ci stavamo, con questo andiamo un po' fuori budget, però è proprio un altro genere di prodotto. Guarda qui, sì, è uno spettacolo questo. No, rientriamo in budget, perdonami. Mi sono fatta prendere. Ritorniamo a un genere diverso, un fumetto, ho capito che prima ti interessava, per esempio possiamo buttarci su qualcosa del genere. Questo Batman, va bene, ci sono tantissime riedizioni diverse di Batman. No, supereroi no. Le fate, vedo che continui a tornare al punto di riferimento delle fate, quindi ho capito che la cosa ti interessa. Vogliamo focalizzarci su questo. Ok. Witch o Wings? Cosa ti allettava di più? Wings, ok. Guarda, ti dico. Questo è più completo, ovviamente, perché è fatto per autoconcludersi. Però visto che è un regalo, secondo me questi, potrebbe, almeno prendere uno di questi, potrebbe essere molto simpatico perché poi a lei se piacciono ha modo di andare a comprare gli altri, di costruirsi una mini collezione. Quindi sì, questo, cioè io me lo comprerei. È interessantissimo e più completo rispetto a questi, però essendo un regalo, quindi un po' anche una cosa simpatica, una sciocchezzina, secondo me il primo volume di questi potrebbe interessare. Sì, secondo me è una buona idea. Sì. Vuoi pensarci? No, assolutamente, nessun problema, nessun disturbo. Ci lavoro, sono qui per questo. Allora, guardate ragazzi, prendetevi tutto il tempo di pensare ai prodotti che vi ho fatto vedere. E sì, rifletteteci un po', vedete se trovate anche girando un po' in giro qualcosa di più interessante. Se no, ho capito che comunque con questo genere ci siamo più o meno e quindi potrebbe essere una soluzione per la vostra amica, per il vostro regalo. Nessun problema e nessun disturbo. Se sentitevi liberi, date un'occhiata in giro e se avete bisogno di me, io sono qui. Va bene. Allora, spero che ci vedremo.